Perché no Expo? No Expo perché la grande promessa fatta alla città di Milano si è risolta in debito, cemento, corruzione, precarietà e poteri speciali. Non una grande risorsa per attrarre turisti e migliorare lo spazio urbano, non soltanto, come dire, da un punto di vista estetico, ma anche per i bisogni delle persone, ma un grande evento in cui faranno affari comunque in pochi, i grandi, e che pagheremo, stiamo già pagando tutti quanti, non soltanto i milanesi, ma ogni cittadino italiano. Non soltanto 8.500 volontari, ma anche il progetto Volontari per un giorno, i progetti dell'ARCI, i progetti, come dire, legati a un lavoro stagista, di formazione lavoro, mal retribuito, disponibilità di turni su 24 ore, quindi evidentemente un lavoro per lo più non retribuito, ma anche quando retribuito di scarsa qualità, oltre che evidentemente precario. C'è chi dice che No Expo è un esperimento ideologico. I No Expo hanno portato a casa una battaglia, il campeggio di questi giorni si fa al Parco di Trenno, che è uno dei quattro parchi salvati dal progetto Le Vie d'Acqua, un canale di 20 km, e se noi oggi abbiamo dei parchi belli, verdi, vivibili, con il verde attrezzato, le aree per i bimbi, le robini e dappertutto, perché i No Expo vincono delle battaglie importanti, riescono a dire di no, a smontare dei cantieri e a fare delle proposte sulla città, quindi più che ideologica la definirei una battaglia capace di cambiare un pochetto lo stato di cose.